E beh, ragazzi, siamo tornati su Inazuma Eleven Victory Road. Perché, ragazzi, sì. Finalmente. Finalmente, direi. Ho riplatinato il gioco. Perché, ragazzi, sì. O da questa volta davvero l'ho platinato completamente. Non c'è più niente da fare. Perché, ragazzi, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho fatto. A partire dalla galleria vittorie, che vi ho già fatto vedere nello scorso episodio, però volevo farvi vedere di nuovo 100 su 100, ce li abbiamo. Cosa c'è che ho platinato in più? A parte che ho platinato il negozio nel senso, perché molti mi diranno, ma non hai platinato il negozio perché comunque devi comprare ancora tutta sta roba qua. Però ragazzi, ho comprato uno di tutto, e anche di qua, e anche di qua. Ho tutte le pergamene e i pass. Tutte le divise. E ragazzi, dobbiamo comprare l'ultimo stemma, quello della Royal Academy. Ho farmato i globi. Adesso vi faccio vedere come ho farmato. Comunque, ragazzi, c'è un botto di roba che non uso. Quegli appunti, quegli oggetti lì che, ragazzi, non uso. Probabilmente potrò comprarmi anche, cosa ne so, 99 di questi, 45. Te lo compriamo. In realtà no. Però posso farlo, raga, però non lo faccio. Squadre completamente maxate, tutte le squadre, Nazumul Star, Campioni Nazionali e Maestri Alius e Beta, tutti maxati. E del resto, ragazzi, adesso vi faccio vedere cosa ho fatto di nuovo. Oggetti, faccio un po' vedere, così veloce. Prendiamo questo. Ok, veloce. Ovviamente rango mondiale 2200 su 2200 e qua ho fatto tutto. Inazuma, tutti e tre. Zona micidiale, tutti e tre. Rango divino, tutti e tre. E eroe leggendario, completato. Quindi, completato tutta la modalità competizione e la modalità e la gara di vittoria. Vi faccio vedere, ragazzi, che ho platinato anche la modalità storia. Ebbene sì, ragazzi, ho platinato la modalità storia perché ho fatto tante di quelle cose. Adesso vi faccio vedere come ho farmato intanto i globi e tutti gli oggetti, ragazzi. Praticamente mi sono messo qua. Continuo a fare le sfide tra questo. Lo battevo, andavo questa qua sopra. Dov'è? Questa qua sopra. La battevo, tornavo giù e tornavo ancora lì. Così, ragazzi, si farmano un bel po' di oggetti. Perché, ragazzi, devo platinare gli stemmi. A parte questo, andiamo a vedere un attimo qua. Qua non c'è niente in realtà che posso vedere nella mappa, a parte le cose che tutti hanno già visto. Missioni, ragazzi, missioni. Qua prendo tutto, dall'1 al 21 completate tutti. Il 21 no, perché si ripete sempre, la missione che si ripete sempre. Quindi non l'ho fatta perché potrei rifarla, ma non ha senso. Missioni secondarie, ragazzi, completate tutte. Tutte completate dall'1 al 6. Quindi sì, come vedete sono abbastanza facili. Anzi, direi molto facili. Quindi le completate senza alcun problema. Perfetto. Ora, cosa ho platinato di altro? Usciamo. Usciamo. Usciamo da qua. E andiamo direttamente al training point delle scalinate, che credo che sia l'unico, sì, credo che sia davvero l'unico training point di questo gioco, per la beta, intendo. Comunque, è questo. Quindi, andiamo giù e vi faccio vedere assolutamente tutto. Vedete che alzo un po' la host perché è basta. Ok, adesso vi faccio vedere, aspettate che devo fare così, ok. Allora, vediamo il training point, ragazzi. Attacco forma, negozio allenamento. Tutto, 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 tutto comprato. Tutto esaurito, ragazzi. Negozio allenamento. Ci ho messo un casino a farmare con tutte queste cose qua, raga. Tutte queste cose qua ci ho messo veramente un casino a farmare. Perché io devo spammare tutti gli allenamenti. Cioè, faccio vedere, poi adesso vediamo velocissimo. Facciamo allenamento, raga, è facile l'allenamento. Perché poi possiamo andare qua. Proprio, ormai c'è proprio l'algoritmo di come farlo. Voi attaccate con Briar le cose super efficaci al mostriciattolo qua. E continuate a fare le cose super efficaci. E poi, ragazzi, arriva questo momento qua, dove lui attacca poi con la sua tecnica, quella lì. Esattamente. Voi la parate. E poi, vabbè, l'ho sconfitto prima perché ho fatto un po' di critici. Poi, ragazzi, fate il colpo di grazia con Freud e lo battete al 100%. Quindi, sì. Come vedete, ragazzi, i giocatori tutti all'otto maxati. Poi, ragazzi, vi dà le gocce e anche degli oggetti abbastanza rari. Quindi vi consiglio, magari per farmare,
o fate, come ho detto io, le sfide là, che magari sono più immediate, oppure fate il training point, ragazzi, che anche qua è molto facile. E alla fine, sì, ragazzi, sono cose abbastanza facili. Comunque, come vedete, Destin c'ha la tuta d'allenamento, quindi sapete già che ho tutti gli equipaggiamenti, li ho fatti vedere. Guardate, ragazzi, adesso tutti i personaggi, vi faccio vedere. Tutti gli equipaggiamenti dati. E ragazzi, guardate le statistiche, tutte quante maxate. Ci ho messo un casino? Sì. Alla fine, ragazzi, girate un po' e vedete quali allenatori vi danno quella statistica. Perché sono alcuni allenatori che aumentano attacco e controllo, un esempio. Alcuni che aumentano agilità e tecnica, alcuni agilità e pressione, alcuni intelligenza e controllo. Voi, ragazzi, andate in quelli, trovate quelli specifici e vi allenate finché non la maxate. In questo caso io l'ho maxate sia per Destin che Briar. Ovviamente Briar non c'ha gli scarpini, non posso darglieli. E neanche la tuta perché ce l'ha solo Destin. E anche qua Briar maxato e Cedric pure. Quindi ragazzi tutti i giocatori all'otto con le statistiche maxate. Quindi siamo a posto. Platinati tutti i giocatori pure. Oggetti, questi qui sono quelli che mi sono rimasti, non so se magari mi manca qualcosa tipo questi qua, magari devo tenerli tutti, ma non lo so, perché non ne ho idea di quali ci sono. Qua, ragazzi, li dovrei averli presi tutti, se non sbaglio. Se ne ho mancato qualcuno, ditemelo, ragazzi, faccio vedere un attimo velocissimamente. Proprio questi qua sono quelli della South Cirrus, di Briar sono questi, le possibili sedi sono queste 5 qua. E poi le South Cirrus sono queste quattro qua. Poi ragazzi, se ne ho perso qualcuna, ditemelo nei commenti e poi la vado a prendere assolutamente. Qua non c'è nient'altro, non disponibile la demo e niente, ragazzi. Quindi ho platinato storia, competizione e la gara della vittoria. Quindi ragazzi, sì, posso dire con certezza che ho finito il gioco, cioè ovvero ho finito la beta di Nazumelen Victory Rose. Cioè, sentire su questa scaldata qua non ce la faccio. E non credo che sia possibile farlo. Non credo, vabbè. Comunque, a parte io che saltello, niente. Finalmente, ragazzi, ho finito. Sono esausto perché, ragazzi, si può dire quante ore in tutto ho giocato ben 69 ore e 44 minuti. Ci ho messo un po', ragazzi, ci ho messo un po'. Vediamo cosa c'è scritto di altro. Ultimo salvataggio oggi, ovviamente. Avanzamento della storia 8%. Questo è solo il primo capitolo, quindi se è l'8% vuol dire che ci sono 11 o 12 capitoli, forse 12 capitoli ci sono, forse 11, non lo so. Comunque, bene. Direi che abbiamo completato tutto. Sono felicissimo, non vedo l'ora che esce il gioco completo. E perché ragazzi voglio platinare anche il gioco completo, perché ragazzi sono io il primo Italia che ha platinato il gioco. A parte scherzi, ragazzi, vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuno, ci vediamo al prossimo video, dove non so se saremo su Victory Road, magari farò degli 1v1 con qualcuno, non lo so. Vedremo un po', ragazzi, cosa mi fa tornare su Victory Road, anche perché storia finita, condizione finita, tutto finito. Non so più cosa fare in sto gioco, perché ormai l'ho platinato, che cosa devo fare di più di platinarlo? Niente, quindi ragazzi, sì. Vedremo poi, comunque per questo video può essere tutto. Ciao ragazzi. Il Luplatina.